Carissimi MTIers, lo sapevo che prima o poi sarebbe successo. In questo settembre è giunto il momento di fare le anticipazioni di Apple TV Plus. Voi non potete capire quanto questa cosa mi laceri dentro, quindi andate avanti per scoprirlo. Giusto due parole sul fatto che fin dagli anni 90 abbia considerato Apple come il male per i costi esorbitanti dei PC e poi per quella moda iniziata d'inizio millennio degli iPod e della loro campagna marketing spregiudicata che proponeva tecnologia a tre volte tanto quello che valeva se andava bene. Questa mia opinione per molti di voi dovrebbe già valere un bel mi piace a questo video, ma per altri che sono tentati di mettere il pollice verso o peggio lasciare la visione, sappiate che questo video è una sorta di redenzione nei confronti della smera smozzicata. Non è vero, ma il direttore del marketing mi ha detto di dirlo. Lasciando da parte questa introduzione semicomica, è meglio parlare di cose serie, ed essendo la prima volta che parlo di Apple TV Plus, direi che è il caso di spiegare come funziona e i costi. Prima di tutto, il servizio Apple TV Plus è disponibile anche dai non possessori di hardware Apple ed è già una cosa incredibile di per sé, ma le cose belle non finiscono certo qui. L'app è disponibile per Android, Google TV e ovviamente Fire Stick, così da coprire tutte le possibilità a disposizione dell'utenza interessata. Il costo al momento è molto contenuto perché si parla di 4,99 euro al mese e di un periodo di prova di 7 giorni per capire appunto e provare il catalogo. L'interfaccia non è per nulla diversa dall'impostazione delle altre più note, quindi la vera differenza sta nel catalogo e lì è il caso di essere chiari. Non c'è moltissimo, le uscite delle serie sono settimanali, ma diverse cose meritevoli ci sono, quindi andiamo a scoprirle. L'unico vero arrivo di questo mese è però ovviamente Fondazione, la serie tratta dai famosissimi romanzi di Asimov che tutti gli amanti della fantascienza dovrebbero aver letto almeno una volta. Questa serie è sicuramente il cavallo di battaglia di Apple TV Plus di questa stagione e io ci ripongo tantissime aspettative e sarò un vero e proprio tormento per Apple e il suo servizio se oseranno alterare la continuity di questa saga epica. Lo dico perché è importante capire che questa è fantascienza anni 50 ed è molto diversa da quella che è la società ora. Sono allibito dall'avanzare della cancel culture e credo che questa saga ne sarà colpita parecchio. Comunque, visto il trailer mi sono rimasto impressionato, ottima fotografia e ambienti di Trantor incredibili. C'è solo da capire come imposteranno la serie perché dal trailer si vedono molte parti differenti dei vari libri, anche prequel, e sinceramente sono un po' preoccupato. Comunque l'attesa sarà ancora breve, anche se con un episodio a settimana. Se volete sfruttare la settimana di prova, però, direi che è il caso di proporvi altro da guardare e il primo è ovviamente For All Mankind, altra fantascienza che questa volta rivisita uno dei capisaldi del dominio USA dello scorso secolo, l'allunaggio. E se il primo essere umano arrivato sulla Luna non fosse stato degli USA, ma dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche, con questo Inchbit su di me è come vincere facile. Per lo stesso motivo per cui amo la psicostoria. Un cast di alto livello invece per The Morning Show, una serie drama che va a scavare nel privato di un gruppo di conduttori di uno show di punta della TV del mattino. Si affronteranno comportamenti sessuali inappropriati e conflitti sul luogo di lavoro con Jennifer Aniston, Steve Carell e Reese Witherspoon come protagonisti. Direi che ce ne si può aspettare delle belle. Infatti è una serie che tra pochi giorni vedrà apparire a catalogo la sua seconda stagione. Da pochi giorni è arrivata la seconda stagione di Sì, serie distopica con protagonista Jason Momoa. Siamo in un futuro in cui sulla Terra sono rimaste poche migliaia di individui tutti ciechi, il tutto dovuto ad un virus che si era propagato tra la popolazione. Serie concepita in periodo pre-pandemia ed è bello vedere come la fantascienza spesso ci faccia vedere possibili scenari del nostro futuro. Comunque qualcosa cambia quando in una di queste tribù nascono esseri umani in grado nuovamente di vedere. Interessante vedere come sia diverso e chi vede.
segnalo anche la presenza di Bautista per gli amanti del wrestling. Una serie commedia ma dai toni dark è Mr. Corman con il buon Gordon Levitt nei panni del protagonista. Il protagonista è un uomo anonimo, depresso e che arriva ad avere quasi paura della società esterna, dei suoi amici fidati e addirittura del compagno di appartamento. Una serie impegnata in cui Gordon Levitt è sicuramente il pilastro portante da cui traspare l'impegno per creare il personaggio. Una serie comica per tirarsi su il morale è Ted Lasso, il cui protagonista è interpretato da Jason Sudeikis. La serie è un assurdo mashup tra football americano e calcio inglese. Infatti il nostro allenatore Ted viene chiamato ad allenare per una serie di incredibili casi e di raggiri e anche di incomprensioni una squadra di calcio inglese. Immaginatemi cosa possa saltare fuori. Penso che sia da tenere in considerazione per una sbirciatina e per rilassarsi. Ma basta serie, è il momento di un film più rapido da vedere in una settimana, The Banker, con Anthony Mackie e Samuel L. Jackson. E no, non è un spin-off degli Avengers come potrebbe sembrare. Parla di due imprenditori di colore che negli anni 50 decidono di comprare una banca a Los Angeles, ma per farlo devono usare un bianco come facciata. Una storia di razzismo, lotta e successo per ricordarci che nulla piove dal cielo e bisogna sudarsi le cose. Direi che per questa presentazione di Apple TV Plus ho terminato. Voi mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se siete arrivati fin qui avete la mia ammirazione e rispetto. La Apple non è mai facile da digerire e anzi spero che lascerete come sempre i vostri commenti sotto a questo video e lo condividiate sui vostri social. Ultimissima cosa, uno dei miei follower, Zach Walker, sta realizzando un audio fumetto. Andate ad incoraggiarle sul suo canale. Noi ci si vede al prossimo video. Ciao!